Bravo. Carmelini. Che premia la raccolta della terzo classificato delle cartolinate di novembre, quartiere Nizza, in rappresentanza delle scuole Vittorino da Feltre, Peyron, Re Umberto. Chi è Nizza? Tanto insegnante, penso che questo sia un progetto che ha veramente una valenza didattica, ma soprattutto per futuri cittadini che veramente diano maggiore importanza a questo nostro pianeta che insomma è un pochettino maltrattato. Tutto questo però servirebbe a poco, non dico a niente, ma a poco se non ci fosse un fatto di, come dire, di partecipazione da parte dei cittadini, quindi un fatto di educazione. Il secondo quartiere classificato delle cartoline di novembre, Illustre Mirafiori Nord. Le nostre scuole appunto da anni si attivano e lavorano sui temi dell'educazione ambientale, quindi ci ha fatto particolarmente piacere con la collaborazione del territorio e delle famiglie poter insomma ricevere questo premio. Perché della raccolta differenziata, qui parliamo di carta e cartone, ci dà anche una dimensione sociale, oltre che ambientale, economica, molto importante. E rigenerare. L'attività di raccolta carta, così come altre, ha proprio questo in sé, l'esperienza rigenerativa. Noi la carta davvero la raccogliamo per poi riutilizzarla. Il primo premio, la mitica Vanchiglia Vanchiglietta. Soprattutto i ragazzi delle scuole, perché hanno con la loro fantasia e il loro passaparola hanno ottenuto questo grandissimo risultato. Grazie ragazzi. La prima domanda che ci dobbiamo porre quando vediamo della sporcizia per strada, quando vediamo delle bottiglie di vetro ad esempio in un giardino, è: ma chi le ha portate quelle bottiglie di vetro? Chi è che ha sporcato la nostra città? Gli ultimi vincitori, le numerosissime scuole di Borgo Vittorio. Io volevo ancora ringraziare l'entusiasmo dei bambini, ma soprattutto delle famiglie, perché quest'anno abbiamo trovato queste famiglie molto coinvolte, quindi speriamo di poter continuare e di poter uscire ancora di più sul territorio. Molto, questa esperienza mi è piaciuta molto e con i soldi che abbiamo vinto personalmente nella nostra scuola forse ristruttureremo un po' il nostro auditorium. Carlo!